Va bene, posto in essere ciò, io direi di iniziare, anche Sì. perché Streamyard inizia adesso a breve, ancora no, inizierà ad avvisare che abbiamo il tempo, quindi credo siano 60 minuti. Sì. Allora, innanzitutto vi ringrazio per la presenza e mi dispiace per questo antipatico disguido tecnico, ma in qualche modo ho cercato di correre ai ripari e spero di aver ben fatto. Ringrazio. Io vi devo chiamare, volete essere chiamati con i vostri nomi diciamo di battesimo, visto anche la No, presenza no. del crocifisso, quindi diciamo di battesimo oppure con i nomi d'arte, come preferite. Nome d'arte, preferisce il nome d'arte, Allora, va bene, quindi abbiamo Joe e Grace Comner e allora e vi ringrazio per il tempo e soprattutto per il contributo che date anche al nostro blog perché ci teniamo a condividere delle esperienze e contenuti di qualità. Io so che sarà molto apprezzato la vostra lettura e sono consapevole del fatto che a volte, pur di raccontare squarci di vita, si usano delle formule un po' antiche, ma sempre ben accolte, come il c'era una volta. A me piace molto questa idea di raccontare qualcosa in una chiave di lettura un po' diversa rispetto a quella magari più, come dire, strutturata secondo le convenzioni sociali. Il c'era una volta mi piace tanto, in questo senso avete dato quindi anche la presenza di un testo che magari nel blog a volte faccio questa autoapertura, mi sto anche rimettendo in discussione su certe idee, nel senso che proiettarsi e allargare gli orizzonti anche in una lettura che si può approcciare con quello spirito fanciullesco, è bello, perché essere prevenuti, dicevo, sono adulto, perché dovrei leggere qualcosa del genere? No, e invece è sempre un arricchimento, ti può dare qualcosa. E quindi diciamo, apprezzo anche diciamo, l'impegno di Sara perché ha voluto in questo senso condividere anche con me il suo sentire circa la vostra lettura. E, è interessante come ci sia sempre modo di Vero. conoscere e superare le proprie strutture mentali, se vogliamo, che ti allontanano magari da un arricchimento perché nel tuo sentire diciamo, è un libro per bambini, è un libro per... Invece è un libro che ti trasmette qualcosa e bisogna conoscerlo. E Sara, in questo senso, devo dire che mi ha favorito e sono contento di ospitarvi nel blog. Questo è interessante. Poi ho condiviso anche una chiacchierata con Joe e mi ha raccontato qualcosa di singolare, abbastanza interessante. La vita è curiosa, lo sappiamo. E ti ringrazio per quella condivisione. Immaginavo ci fosse qualcosa da approfondire, devo dire che c'è più di qualcosa. E allora adesso io passo la parola a Sara che inizierà a fare le sue cosine, come perché Sara precisa me. Quindi Sara, vai liscio, rilassati. Ringraziamo anche i presenti che sono qui con noi e ti tengono compagnia. Buonasera, grazie a tutti per essere qui. Scusate la voce. Allora, io sono Sara Coppola, blogger della Gilda dei Lettori e mi sono occupata di recensire il libro di Joe e Grace e sono stata molto contenta di farlo perché è una lettura che mi è piaciuta molto. E ora siamo qui per questa intervista online. Dovete scusare perché è la mia prima volta e sono un tantino in ansia, però ok, ce la possiamo fare. Allora, io mi sono scritta le cose giusto per non fare casini. Allora, iniziamo con la presentazione dell'autore e dell'autrice. Scusate un attimo. Ok. Allora, Joe Commoner ha esordito nel 2005 con la fiaba Blue Sky e l'ingannevole mondo dell'apparenza. Il ricavato della vendita è stato devoluto in beneficenza ai bambini di Migoli, in Tanzania, dove l'autore ha vissuto due esperienze che hanno segnato in modo indelebile la sua vita. La sua missione di aiutare i bambini di Migoli continua con la stesura di questo libro, Blue Sky e il risveglio della magia pura.
Grazie al prezioso contributo di Grace. Con questo passo la parola a Marco, il fondatore della Gilda, del blog, che presenterà Grace. Allora, noi abbiamo presentato Joe, Abbiamo... effettivamente ti faccio i complimenti per l'impegno, insomma, Vero? occuparsi dei bambini è lodevole Importante, ed essere molto. stato lì di presenza e aver di conseguenza avuto questa opportunità di fare esperienza di vita dando del tu a delle realtà significative, sicuramente ti ha fatto conoscere squarci di realtà Un'esperienza che diversa. segnano la coscienza. Ti sono grato per aver condiviso con me qualche informazione perché era importante farlo e mi è stato di arricchimento e te ne sono grato. E Grace, chiaramente Comnor, è il nome d'arte, è alla prima esperienza come scrittrice. Ha conosciuto Joe nel 2017, dal comune interesse per il genere fantasy è nata l'idea di scrivere insieme il nuovo libro della saga di Blue Sky. Frequenta la facoltà di ingegneria e informatica. Hai completato? Perché Wow, chiaramente frequenta. Eh? sono al terzo anno, è il mio terzo anno, ancora non ho finito. Oltre alla passione della scrittura, Grace è attiva nell'ambito dei giochi di ruolo e collabora alla realizzazione di eventi come l'Etna Comics. La fonte di queste due biografie proviene direttamente da IBS, le fonti chiaramente noi le Wow. rispettiamo e le incidiamo. Per quanto riguarda questa tua passione dei giochi di ruolo e la collaborazione con l'Etna Comics, mi Anche incuriosisce, a me, poi magari ci vero? dirai cosa ti occupa nella tua Bene, vita alla fine, però come cameo, molto come killer ci dirai. interessante. E Vabbè. anche perché sono di Messina, io sono di Messina, qualche volta avrei il piacere magari di aggiungervi in qualche modo per conoscervi di presenza. Adesso, diciamo, è un momento in cui sono particolarmente impegnato. Poi, appena arriva, diciamo, l'estate, le docenze si rallentano, dovrei avere più tempo e mi farebbe piacere incontrarvi. E adesso la nostra cara Sara si occuperà di leggere la sinossi, poi facciamo qualche domandina. E vediamo se Fascino. qualcuno vuole anche partecipare, perché mi sa che Piero aveva qualche domanda per voi e ve la vorrà fare. Nel frattempo diamo il benvenuto anche a Elisa che si è appena collegata. E poi Piero potrai fare alla fine, ci sarà il tempo per le domande. Sì. Vai pure, Ok. Sara. Allora, Blue Sky e il risveglio della magia pura è la storia di un ragazzo molto timido, spesso un po' goffo e impacciato, dal buffo nome di Metello. Per le sue caratteristiche viene preso di mira da Marcus, il bulletto della scuola. Un pomeriggio, dopo l'ennesima angheria subita, decide di rilassarsi nel suo posto preferito, il parco. Al laghetto, mentre è intento a fotografare un misterioso e affascinante cigno bianco, cade in acqua e viene catapultato nel fantastico mondo dell'apparenza. Qui è accolto da un satiro e da un Paperiglio, due personaggi che gli permettono di esplorare questo luogo misterioso. Il mondo dell'apparenza è da lungo tempo scosso dagli effetti di una maledizione che ha colpito la Manticora. Un terribile mostro. Per spezzare l'anatema occorrono gli elementi capaci di evocare la magia pura. Metello è chiamato a intraprendere un viaggio ricco di difficili prove. Solo la fiducia in se stesso potrà permettergli di cambiare il destino del mondo dell'apparenza e il proprio. Già dalla trama mi aveva molto colpita. Poi il fantasy è un genere che io adoro molto. Allora siamo d'accordo tutti quanti, direi Sì. Allora, che adesso Sara, magari è un bel genere. Oh. Inizio io con inizierai le con qualche domande? domandina. Faremo una domanda a Ok. ciascuno Sì. e dopo le domande ci sarà il live reading con Chiara e poi chiaramente, insomma, poi ci stiamo tranquillamente, diamo spazio anche alle domande dei presenti e ci rilassiamo tutti quanti e parlerete un po' voi chiaramente perché lo spazio è vostro.
Allora, la prima domanda è: com'è stato scrivere il libro in due? E quali sono stati i vantaggi e le sfide di collaborare con un altro autore durante il processo di scrittura? Allora, certamente scrivere a quattro mani non è banale, non è semplice. Abbiamo visto anche la tipologia del fantasy che è simile, tanto per intenderci, alle cronache di Narnia, quindi c'è un mondo reale e poi un mondo fantastico, e ci siamo divisi in maniera, anche se non equa, io diciamo mi sono occupato più della parte reale, quindi ipotizzare personaggi nel mondo reale, quindi quello che succedeva prima, e invece Grace si è occupato di più invece del mondo fantastico. E poi la difficoltà è stata poi riuscire a fare matchare la parte reale con il Certo. mondo fantastico, perché soprattutto nell'ultimo capitolo, che è quello quando il personaggio ritorna nel mondo reale, deve fare matchare esattamente tutto quello che ha vissuto con la sua realtà presente. Quindi questa è stata, diciamo, la grossa difficoltà. Però alla fine ci siamo resi conto che in effetti, diciamo, è venuto bene questo matching, per cui, diciamo, il puzzle si è completato bene. Sì. È stato molto soddisfacente alla fine, quando abbiamo visto che tutto perfettamente si chiudeva e ci siamo detti: ok, abbiamo fatto un buon lavoro, è andata bene alla fine. Grazie. La scelta di occuparsi, diciamo, Joe, della parte più logico-razionale. È la scelta più immaginaria, riconducibile allo sviluppo, diciamo, redatto da Grace, è anche azzeccato, perché questo rientra in alcune caratteristiche della biodiversità dell'essere umano. Cosa voglio dire? Noi sappiamo che questo è, attenzione, allontanate l'idea che io stia facendo delle considerazioni di stereotipi o generalizzazioni, e così di fatto la biodiversità c'è, e tendenzialmente il maschio, tendenzialmente, si parla di intelligenza, tendenzialmente il maschio preferisce l'intelligenza logico-razionale, e la donna preferisce te tendenzialmente, come canale preferenziale, l'intelligenza relazionale, emotiva, e quindi riesce a spaziare meglio anche con questo senso. Parla di quindi la scelta dal mio punto di vista, da, diciamo, quantomeno esperto di comunicazione, devo dire che è una scelta azzeccata, diciamo, in questo senso, di riconducibile a chi si occupa dei ruoli. In questo caso siete stati particolarmente, diciamo, attenti anche a quello che è la biodiversità nelle sue rappresentazioni, anche durante la stesura. Immagino scrivere a quattro mani. Io già a due sto rallentando un attimo, perché in qualche modo, diciamo, che Gio lo sa, io sto scrivendo un libro, è impegnativo, no? Immaginarlo a quattro mani è davvero significa tanto. Complimenti da questo punto di vista, Grazie, siete stati, diciamo, coraggiosi. Complimenti. certo, perché poi essendo due personalità diverse anche, c'è chi ha un'idea, chi ha un'altra, o può essere molto difficile anche Riuscire anche a mettersi d'accordo. avete fatto una cosa in che complimenti. Io Grazie. sicuramente la vedo come sempre un arricchimento, l'opportunità di condividere anche Certo. un'intenzione narrativa, un'intenzione rispetto alla stesura, quando poi il risultato è di questo tipo, è un lavoro ben fatto. La prossima domanda la faccio io. Allora, qual è stato il vostro, qui chiaramente così, qual è stato il vostro processo creativo per sviluppare i personaggi principali della storia? E mi chiedo anche a voi, avete tratto ispirazione da persone reali o sono completamente frutto della vostra immaginazione? Libertà vostra a decidere, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Non lo so, passo. Lascio la domanda al prossimo, fate come volete, ok? Quindi, diciamo, lo sviluppo dei personaggi com'è stato, ecco, il percorso creativo. Avete avuto uno schema, avete fatto una ispirazione, un quadro, un logico dei personaggi, come l'avete strutturata questa creazione? Allora, molti tu
molti dei personaggi presenti nel libro erano già presenti nel primo libro. Quindi, diciamo, il primo passo che ho fatto io quando mi sono trovata a dover scrivere, ho detto, allora, intanto capiamo cosa ho a disposizione. E rileggendo il libro, tenendolo sempre a portata di mano, guardavo come erano stati caratterizzati lì. Da qui poi ho aggiunto la cosa in più, il mio, perché tra il libro primo e il secondo passano circa una ventina di anni. Quindi io penso che di qua a 20 anni un personaggio, per quanto abbia un certo carattere, cambia un pochettino anche le sue abitudini, i suoi modi di fare. Ad esempio, certo, nel caso del drago, nel caso di Blue Sky, lui è invecchiato in 20 anni, quindi ha trovato magari dei nuovi hobby, dei nuovi modi di fare, è un po' più stanco magari in certe cose che fa, mentre invece prima magari era molto diverso. E allo stesso tempo i personaggi, stando insieme, quindi creandosi questi gruppi, queste dinamiche, prendono un po' dell'uno dell'altro. Infatti una cosa che mi è piaciuta è stato che quando scrivevo di Brown Goth, gli avevo messo questo intercalare che lui costantemente diceva «Vabbè ragazzo, forza ragazzo!» E ho realizzato che l'ha preso da Blue Sky. Allora ho detto «Mettiamo che lui effettivamente con questa vicinanza gli è piaciuto l'intercalare e se l'è preso lui, no?» E così ho creato le varie dinamiche, almeno per quanto riguarda i personaggi immaginari. Quindi c'è stata un'evoluzione cronologica, cioè tu hai immaginato anche un'evoluzione cronologica di abitudini, come se stesse invecchiando o cambiando magari stile di vita. Ok, esatto. Il processo creativo è interessante. Invece, per quanto riguarda i personaggi, soprattutto per i nomi, diciamo che mi sono ispirato comunque a persone reali. Allora, per esempio, Miriam è mia figlia. E nel secondo, diciamo, fa la fidanzatina di Marcus, il ragazzo di Metello. La ragazza di Metello, che è il ragazzo autorizzato da Marcus. Marcus, ad esempio, era un cronista di uomini e donne. Metello è un compagno di classe di mia moglie, che era effettivamente è un nome vero, dunque non è fantasia. Quindi diciamo, molti personaggi in effetti sono cose effettivamente reali che ho messo assieme, e tantissime cose che accadono soprattutto nel primo libro, un po' meno nel secondo, tutto il primo libro sono fatti di vita reale riportati in un libro, quindi questo è la formula. C'era una volta, o la formula comunque fiabesca di immaginazione, sappiamo che comunque è anche un modo di raccontare squarci di realtà con una chiave di interpretazione più libera, è chiaro, e va bene così. E per quanto riguarda, adesso faccio questa domanda perché mi ha appena rivolta Piero Genovese, che saluto, è un collaboratore anche lui del blog, è un autore del blog, nonché giornalista, pubblicista di diverse testate giornalistiche, è anche un amico, è soprattutto un amico, diciamo, ecco, prima di tutto è un amico. Piero gli chiede, avete scelto Spiro come copertina del libro, perché lui associa il draghetto a Spiro, analizzando il personaggio nato dai videogame, che lui chiaramente conosce questo videogame. Spiro aveva come coscienza i draghetti che andava a sbloccare durante i livelli, dando a lui consigli su come proseguire. Qual è il vostro rapporto con la coscienza? Guarda che giro che ha fatto! E si vede che è giornalista, ha fatto tutto il giro per dirvi com'è il vostro rapporto con la coscienza. Rispetto a, la prima domanda è: vi siete ispirati per l'immagine a Spiro del videogame, perché un pochettino somiglia, e quindi oppure vi è piaciuto, insomma c'è qualche affinità, o è casuale e basta? Questo è, diciamo, una cosa che probabilmente vuole sapere. E poi c'è questa domanda qui, riconducibile al discorso del rapporto con la coscienza. Giustamente Pierone, prego a voi spazio. Spiro comunque l'ho giocato da piccolina, quindi un pochettino quando il grafico ci ha presentato questa copertina, anche a me dava l'impressione di qualcosa di familiare.
Infatti ti faccio anche i complimenti per averlo notato, sei forse la seconda o la terza persona che me lo chiede. Ah, Pierone su questo è fenomenale, è una persona che sì. Fa delle considerazioni sempre molto chirurgiche, garantito. Sì. No, l'abbiamo scelto proprio perché aveva questa faccia simpatica. Nella prima bozza di copertina ci avevano proposto un drago e un ragazzo dove che si guardavano negli occhi e il ragazzo in particolare gli accarezzava la testa. Però, diciamo, nonostante l'immagine fosse molto suggestiva, non aveva l'aspetto di un buon drago, di un drago simpatico. La nostra era il desiderio di fare un drago buono, proprio anche di faccia. E quindi, quando poi abbiamo trovato questa seconda copertina, abbiamo detto ok, è lui, è il nostro Blue Sky. Quindi, sì, anche questo. Dire così, è una casualità. Mm-hmm, sì, sì, però è interessante comunque questa cosa, perché in tanti ve lo fanno notare, è carino. Ok, poi fate un po' voi il vostro rapporto con la coscienza. Lui ha fatto il parallelismo con gli step di consapevolezza nel videogame. Il vostro rapporto con la coscienza, io su questo vai a capire perché nascono queste domande. Possono succedere. Allora, anche se è un po' complessa la domanda, cerco di riprendere la stessa figura di Spiro, no? Allora, con Spiro, per passare i vari livelli, non dovevi distruggere o fare chissà cosa, andare di forza bruta, ma dovevi molto ragionare, pensare e mettere qualcosa un po' di tuo, fra virgolette. E un po', se vogliamo, è anche, diciamo, la crescita di coscienza, quindi interiore, del personaggio che andrà a fare nel mondo dell'apparenza. Perché nel mondo dell'apparenza imparerà ad affrontare i vari problemi che ci sono, non con la forza, con la prepotenza, ma ragionandoci su, pensando molto col cervello e agendo anche molto col cuore. Quindi un po', diciamo, questa evoluzione interiore c'è in Spiro in qualche modo, ma soprattutto c'è nel personaggio Metello che va in questo mondo dell'apparenza. Quindi è un po' questa, come dire, crescita interiore che è alla base del nostro libro, fondamentalmente. Quindi la coscienza c'entra molto, anche perché un po' la figura della coscienza, fra virgolette, se vogliamo, è lo stesso Blue Sky, come certo. Potrebbe essere il grillo parlante per Pinocchio in qualche modo, no? C'è una sorta di guida che aiuta proprio in questa crescita interiore del personaggio principale. La visione di Pinocchio è anche intesa chiaramente come... può essere intesa magari nel mio sentire, sperando che collodi, diciamo, dall'alto della sua posizione e diciamo presenza con l'eredità che ci ha concesso, mi possa in questo senso perdonare per quanto sto per dire, perché chiaramente anche quello di Pinocchio è un percorso che magari da burattino, che fa le monellerie, che disubbidisce, che insomma spirito libero, spirito particolare, con la tendenza che sappiamo tutti quanti a manifestare la menzogna attraverso questo difetto, poi fondamentalmente a questa sua presa di consapevolezza, di coscienza, che è il desiderio di diventare un bambino vero, quindi di una crescita verso una conquista. Ed è bello la visione di vedere questo mondo delle apparenze come anche un'opportunità per conquistare dei percorsi grazie a quello che è, come hai detto tu, un sentire di cuore. È interessante. Le domande di Piero sono sempre chirurgiche. Piero ha un modo, e qui abbiamo un testimone che è l'amico mio poeta Giuseppe Anastasi, presente, che saluto, nonché anche segretario dell'associazione culturale di cui sono presidente. Anche lui è uno scrittore, è un poeta piuttosto significativo nella letteratura italiana, e ha costituito anche una corrente letteraria che si chiama Nuovo Stilsolmo, nel blog ne parlo un po'. E di queste, anche Piero fa delle domande chirurgiche o delle osservazioni a Giuseppe Anastasi interessanti. Quindi Pierone, onestamente, ha sempre il focus da centrare e ci riesce. Bene. Passiamo alla prossima domanda, Sara, vai pure, poi Giuseppe, se vuoi intervenire anche tu, basta che scrivi la domanda e la pubblichiamo. Okay. Sono contento che tu abbia fatto in tempo. Allora,
Ci sono scene o momenti particolari del libro che avete amato scrivere o che sono particolarmente significativi per voi? Quali sono e perché vi hanno colpito in modo speciale? Vado io, vabbè. Allora, una delle scene che più mi è rimasta impressa, che è proprio secondo me la mia scena preferita che ho amato scrivere, è stata sicuramente la sfida di Edimarip. Perché è stata un'idea, allora ero molto ispirata perché già avevo preso, iniziato a prendere il ritmo con la prima sfida, mi apprestavo a scrivere la seconda sfida e quindi già ero molto, mi stavo documentando, cercavo qualcosa di suggestivo e a un certo punto ricordo che mi è venuta questa idea, ho detto allora qual è la cosa più bella che mi piacerebbe vedere trovandomi nel deserto, no? Inizialmente la cosa più spontanea è stata la piramide, ma poi mi è venuta questa idea proprio come se, come un fulmine, no? Idea improvvisa, non so neanche come, ma se questa piramide, oltre ad essere enorme, fosse capovolta? E allora sono rimasta un po' lì prima di scrivere, ho detto, e se si capovolge? Poi sono iniziata una serie di considerazioni, ma se è capovolta allora cade? Quindi la paura uno anche di vedersi questo monumento enorme, dice, potrebbe anche cadere. E allora no, non cade, facciamola girare. Eh sì, ma se gira, allora si inabissa nel terreno. Se si inabissa, da qui sono partite una serie di idee, tutte una dopo l'altra, al grappolo. Quindi una sfida un po' alla Indiana Jones, dove uno deve essere veloce, se no la sabbia ti sommerge. Allo stesso tempo mettiamo anche un mostro per dare un po' un'idea di... un mostro che sembra disgustoso all'apparenza, cattivo, ma in realtà effettivamente è un guardiano. Il suo obiettivo non è fare il mostro, ma è un guardiano. Io osservo. E da qui è partita, ma è stata penso una delle scene più belle che mi è piaciuto di più scrivere. Da quel momento in poi ero contentissima quando l'ho finito di scrivere. Perché era nella tua intenzione, era perfettamente in linea con quello che era il tuo sentire. Interessante. Molto. La prossima domanda la faccio io, se ci sono domande da parte del pubblico, fatele pure ora o dopo. Io chiaramente sono un attimino più spostato sulla fase della stesura e sull'esperienza anche editoriale che poi ci racconterete, perché in Italia l'editoria sta prendendo una piega perlomeno curiosa. Come avete affrontato la coerenza narrativa e lo sviluppo della trama durante la scrittura del libro? Questa è una parte della domanda. Poi c'è l'altra. Avete seguito un piano dettagliato o avete lasciato che la storia si sviluppasse in modo più organico? Cioè avete strutturato la narrazione o avete lasciato fluire la stesura in modo libero? Questo è fondamentalmente. Cioè, innanzitutto, come avete affrontato? La prima domanda è come avete affrontato la coerenza narrativa e lo sviluppo della trama? Sì. Per chi può rispondere, Allora, la cosa importante è questa, che prima di scrivere il libro, questo è successo anche per il primo, avevo già in mente esattamente tutta la struttura del libro. Quindi avevo già fissato tutti i vari paletti per arrivare da un punto all'altro. Quindi già sapevo da dove partivo e dove dovevo arrivare. Quindi già la struttura era ben definita. Quello che mancava era come arrivare da un punto all'altro. E su questo appunto mi sono, come dire, affidato all'immaginazione un po' di Grace. Quindi tutta la parte, diciamo, di strutturazione e tutta l'impalcatura già esisteva, già prima di scrivere il libro. Ed è capitata anche una cosa molto curiosa di come è nato, tra virgolette, il libro. Che un giorno gli ho detto, sai, ho scritto il primo libro, avevo intenzione di completare e scrivere il secondo. E lei mi fa, che ci vuole, l'aiuto io. Allora il giorno dopo sono arrivato con una bella risma sostanzialmente di fogli, con tutti i capitoli uno per uno, con tutte le cose uno per uno, già programmate, già sistemate. Per cui mancava soltanto la parte ovviamente inventiva per passare da un punto all'altro, però già tutta la struttura era già fatta fin dall'inizio, perché così sono stato abituato a fare e così, diciamo, mi sono trovato sempre bene. Le figure che avevo già scritto anche le ultimissime pagine, cioè anche la conclusione già l'avevo praticamente già fissata. Quindi tu lo schema già ce l'avevi ben sviluppato. Che mancava, diciamo, magari l'immaginazione, come dici tu, il percorso ad arrivare a un punto o un altro, anche dal punto di vista
del genere a cui appartiene, diciamo, quindi quel tocco lo fa appartenere alla categoria, al genere fantasy, l'ha dato più Grace, mi sembra di aver capito. Sì, la maggior parte di quello che accade nel mondo fantasy avevo quasi pieno controllo, nel senso, sapevo che c'era ma sapevo che dovevo scegliere io cosa mettere alla fine. Avevo poche linee guida, ma ben definito. Grazie, adesso c'è di nuovo qualche... Le domande totale sono 6, stiamo finendo, poi vi lasciamo in libertà. Sì. Vai pure Sara. Iniziamo. Ok, allora, avete già in mente progetti futuri o nuove storie su cui state lavorando? Vorreste condividerne qualche anticipazione con i lettori, se sì? Va bene, se insisti, allora... Se non lo chiedi per favore va benissimo, dai, non posso dirti di no. Allora, per fine anno, verso ottobre, c'è un festival qua da noi, il Festival delle Parrocchie, e ci avevano chiesto di partecipare portando appunto un'anteprima di questo libro. Quindi una prima cosa che stiamo facendo è un adattamento teatrale di pochi minuti che serve ad aprire un po' il libro e a illustrarne le tematiche. Sì, già in questi giorni abbiamo infatti ripresa la scrittura a quattro mani. Uno dice, era finita? No, l'abbiamo ricominciata perché stiamo facendo il suo spezzamento. Bello. E poi a livello sempre di scrittura, per il terzo libro ancora io penso se ne parla, ci vuole un po' di tempo perché bisogna ancora, questo libro ha ancora tanto da dare secondo me. Certo. Per cui l'idea che mi è venuta, almeno dal mio punto di vista, è stato proporre di fare una giocata, una serata di giochi di ruolo, però ambientati nell'universo di questo libro. Quindi la mia idea è cercare di invitare delle scuole per partecipare, giocare nei panni di questi personaggi e sconfiggere magari anche loro un qualche mostro o di affrontare un'avventura come Metello. Ci stiamo lavorando, questo potrebbe avvenire verso settembre, ma non ne siamo ancora sicuri. Davvero bello, wow. Complimenti, bella iniziativa. Bella iniziativa, davvero. Quando yeah. avrà luogo? Si sa già? Probabilmente allora, settembre. Allora, questa cosa del giochi di ruolo a settembre. Per quanto riguarda la riduzione teatrale, il 25 ottobre a Metropolitan a Catania. Lo hai scoperto adesso in diretta? Non so dire il nuovo. Vorrei riuscire a partecipare se il tempo e gli impegni saranno clementi con me. E okay. La prossima mia domanda ve la scrivo anche qui. Che è l'ultima? Può essere anche visibile agli utenti. Adesso no. Seleziono qual è stata la vostra routine di scrittura durante la creazione del libro. Insomma, avete avuto degli strumenti o delle pratiche che vi hanno aiutato a mantenere la produttività e l'ispirazione? Giuro, non sono in cerca di consigli. Allora, su questo risponde meglio lei sull'ispirazione. Allora, per l'ispirazione ci sono tante cose che mi hanno dato una mano. Il fatto appunto di giocare ai giochi di ruolo mi ha permesso di utilizzare alcune tecniche che uso lì nel libro. Per esempio, quando ho descritto le varie sfide, tenevo in mente la teoria del, si chiama Dungeon delle cinque stanze. In pratica, quando uno immagina un dungeon, cioè un luogo dove appunto uno va in un'avventura, immagina che le cinque stanze principali contengano, ad esempio, la prima stanza un guardiano, e la seconda una sfida movimentata, può essere una trappola, uno scontro, la terza una sfida più mentale, un enigma, la quarta un boss finale, la quinta un tesoro. Queste sono le cinque stanze principali. E io nel raccontare la storia di Metello cercavo di alternare appunto tra sfide mentali, sfide fisiche, indovinelli, in modo da rispettare un po' questo schema e renderlo abbastanza dinamico e non troppo prevedibile anche. Infatti, se penso che guardando poi alla fine tutto il libro si può vedere in grande che viene applicata molto. E questo è quello che fondamentalmente, poi correggetemi se mi sbaglio, è quello che poi crea anche un po' il climax. Certo, infatti c'erano delle volte dove volevamo inserire una cosa e io dicevo qui non si può perché in questo momento già è avvenuta e quindi o è una ripetizione oppure è banale, scontato, comunque non hanno continuato. Il climax è equilibrato.
riuscire a trasportare sempre attraverso una narrazione anche emotivamente attiva fa la differenza tra i libri che si leggono con molto piacere e con voracità, con i libri invece lo so, diciamo, in questo senso nel tempo ho avuto modo di apprendere anche queste caratteristiche. Bene, adesso continuo pure. Sì, no, tranquillo. Dico, poi in generale, se proprio devo dire qualcosa che mi ha aiutato, era mi ascoltavo molte musiche d'ambiente per calarmi meglio nel luogo in cui mi trovavo. Quindi, in base a dove ero, cercavo una musica che ispirasse e ascoltavo per almeno un paio di minuti prima di mettermi a scrivere fisicamente. Quindi, sì, questa era anche un'altra tecnica. Sì, io ascolto Enya. Ascolto Enya e musica d'ambiente. I suoni naturali si mi aiutano in questo senso. Sì, assolutamente. Enya per me è veramente molto. Vediamo di. È per me bellissima, mettiamola così e basta. Poi ognuno sono gusti, chiaramente. Adesso passiamo alla lettura delle parti. Iniziamo al live reading. E allora io poi chiaramente alla fine. Con Chiara come voce narrante. Ci saranno le domande da parte del pubblico che le possono tranquillamente scrivere. Poi Giuseppe Anastasi, se vuoi io ti posso anche mettere qui con noi in video, se vuoi fare la domanda la puoi fare anche in video. Perché ripeto, Giuseppe oltre ad essere un amico è anche fa parte dell'associazione culturale, del segretario, quindi se vuoi stare qua diciamo in video anche nel palco accanto a noi per fare la domanda lo puoi fare. Ok, se n'è andato direttamente. No, va bene, adesso ritorna. Ok, quindi andiamo a Chiara. Io adesso Chiara la aggiungo al palco. Okay. Se lei desidera mantenere la webcam spenta, deve essere premura sua attivare soltanto il microfono. Ok. Ok. Mettiamo tutto qui. Live reading. Buonasera, mi sentite? Sì. Sì. Ciao. Ciao. Ciao Chiara, benvenuta. Ciao. Fondamentalmente sarà la voce narrante del live reading. Dei tre brani scelti con Joe Grace. Allora, posso iniziare a leggere o mi dite voi? Vai pure. Puoi iniziare. Ok. Andiamo. Inizio? Sì, vai. Ok. Possiamo fare un ultimo giro? Domandò timidamente Metello, facendo ridere Blue Sky. Come desideri, mentre tornavano. Metello si godeva il volo. Le parole di Blue Sky lo avevano in qualche modo consolato, ma era ancora pensieroso. Ehi, non è che ti sei addormentato lì dentro? No, stavo solo pensando. A cosa? Alle sfide, se fossero veramente dei duelli. No, tranquillo, lo constaterai una volta arrivati, rispose placidamente il drago. Sarebbe stato davvero facile se fossi stato tu a combattere. Già, ma poi sarebbe successa la stessa cosa della storia della farfalla. Di cosa parla? Non l'ho mai sentita. Parla di un uomo che un giorno, mentre camminava nei boschi, vide un bozzolo che si muoveva. Stava per nascere una farfalla. Si mise quindi a osservare la farfalla, mentre lei, per varie ore, si sforzava per uscire dal piccolo buco che c'era nel bozzolo. E poi, dopo molto tempo, sembrava che si fosse arresa, come se avesse fatto tutto il possibile, senza avere la possibilità di fare nient'altro. Così l'uomo decide di aiutare la farfalla, aprì il bozzolo e la farfalla uscì immediatamente. Volò via? Purtroppo no, il suo corpo era troppo esile, le sue ali poco sviluppate, si muovevano a stento. Purtroppo non fu mai capace di volare perché l'uomo, con quel suo gesto di gentilezza, aveva impedito alla farfalla di irrobustire il suo corpo e le sue ali, uscendo da sola da quel bozzolo. Era una prova difficile, ma è così che funziona. Metello rimase qualche istante in silenzio, ripensando alla storia. Quando Blue Sky atterrò davanti alla grotta, il ragazzo lo abbracciò. Bene, grazie Chiara. In base a questo io ho una domanda.
Allora, cosa vi ha ispirato a includere la storia della farfalla in questo dialogo tra Metello e Blue Sky? E qual è il significato che volevate trasmettere attraverso questa storia all'interno della narrazione? Ok, bene. Sì. Allora, la cosa importante quando abbiamo scritto il libro era lasciare un messaggio molto forte. Un messaggio in particolare rivolto soprattutto ai ragazzi in crescita, quando si trovano davanti a un ostacolo. Come diceva Metello, tu sei un drago, perché non li affronti tu questi ostacoli? Tu sei grande e grosso, puoi fare tutto. La storia della farfalla invece ci spiega esattamente il contrario. Cioè, quando noi lasciamo fare agli altri superare gli ostacoli che abbiamo noi, noi non cresciamo mai, non possiamo mai crescere. Invece lo sforzo di affrontare l'ostacolo con le nostre forze è quello che ci dà quel trampolino di lancio per poter crescere sempre di più. Altrimenti rimarremo sempre uguali e non cresceremo mai. È un po' tutta la storia che attraversa Metello, è proprio un combattere contro le proprie emozioni, contro le proprie contro tutto quello che ha dentro per poter crescere e affrontare veramente e superare gli ostacoli, altrimenti non crescerebbe mai. Quindi è un po' tutto lo sviluppo di una crescita interiore. E la cosa interessante è che sia nella vita reale, ma poi anche i personaggi che incontra, gli stanno accanto soltanto per spronarlo ad andare avanti, ma chi affronterà le prove sarà sempre lui da solo, non saranno gli altri ad affrontare le prove. Questo è il vero modo per fare crescere un ragazzo. Beh, su questo, perdonatemi, cioè l'intromissione magari può risultare entrare a gamba tesa, però sono perfettamente d'accordo, in linea, detto in modo, in una prospettiva diversa, imparare a soddisfare i propri bisogni per dimostrare a se stessi di essere in grado di farlo, ti permette di crescere e anche di evolvere. Questo, diciamo, è un aspetto che mi piace molto l'idea che lo abbiate messo nero su bianco per favorire questa consapevolezza ai bambini. È significativo. Ok, passiamo all'altra parte. Al secondo brano. Prego. Mi sentite? Sì. Mm-hmm. Ok. Leggo anche il titolo, cioè la descrizione? No, inizia l'autista e smoking. Ok, grazie. Allora, l'autista e smoking è berretto con visiera, aveva appena parcheggiato la lussuosa auto in bella mostra davanti alla scuola. Uscito dalla limousine, era andato ad aprire lo sportello per far scendere gli illustri passeggeri. Subito gli occhi di tutti furono puntati verso quello sportello aperto, in trepidante attesa come se attendessero una sfilata di VIP sul red carpet. Ed eccoli uscire in ordine. Walter e Wanda, ok, i fedeli amici di Marcus, Denise e Desiree. Le sue belle smurfiose spasimanti. Infine, ecco uscire il vero protagonista in discorso della scena. Marcus, lo sannavano tutti. Le ragazze in particolare. Il biondo con occhi smeraldo, il bello della scuola era lì, al centro della scena, salutando tutti come un vero e proprio divo. Dovette farsi largo tra la folla per potersi avvicinare all'ingresso. Miriam e Metello erano in disparte e guardavano un po' rammaricati la scena, poiché conoscevano bene Marcus e sapevano che lui era non solo il ricco e bello della scuola, ma era soprattutto il bulletto della scuola e prendeva in giro i ragazzi più fragili, Metello in particolare. Marcus, anche se a distanza, aveva notato Miriam e Metello che nel frattempo stavano sistemando le bici negli appositi spazi riservati. Poi si rivolse a Metello. «Ehi tu, stupido extracomunitario quattr'occhi, sistema bene la bici nel caso qualcuno voglia rubarti quella vecchia carcassa. Ah-ha». All'udire ciò, i fedeli amici e le spasimanti di Marcus sghignazzarono di gusto assieme a lui, mentre gli altri ragazzi della scuola non volevano intromettersi. Miriam non sopportava quelle angherie, soprattutto per il fatto che venivano fatte sistematicamente contro il ragazzo a cui voleva veramente bene.
cercò di mantenere la calma in attesa del momento in cui agire, se la situazione fosse peggiorata. Metella non reagiva, si era rassegnata al fatto che nessuno si sarebbe schierato dalla parte di un figlio di immigrati per andare contro le simpatie di Marcus. Nessuno tranne uno, il fedele amico di Metello, il moro Manolo, che nel frattempo si era avvicinato alla scena ed ebbe subito il coraggio di intervenire. «Ma lascialo in pace», disse, agitando il bastone che lo aiutava in quanto parzialmente paralizzato a una gamba fin dalla nascita. «Ah, bella questa, lo zoppo che aiuta il cieco». Lo scontro fisico stava per diventare inevitabile, quando a un tratto il suono della campana evitò il peggio, come il suono del gong di fine round in un incontro di pugilato. Grazie, Chiara. Anche in base a questo ho un'altra domanda. Qual è stata l'ispirazione per scrivere questa scena in cui si affronta il tema del bullismo e della solidarietà tra i ragazzi? Ci sono esperienze personali o osservazioni che avete voluto riflettere attraverso questo racconto? Campo. Allora, non c'è una, come dire, un'esperienza personale pratica, però ho cercato di immaginare i modi in cui poteva agire un bulletto nei confronti di una persona che è un po' goffa, abbiamo detto un po', certo, anche così. E la cosa importante è questa, cioè il primo approccio che ha un bulletto nei confronti di una persona frequente disagiata, come deve essere Metello, è quello di prenderlo in giro. La prima cosa che prende in giro per delle sue caratteristiche, in particolare per il fatto che è un figlio di immigrati, per il fatto che aveva gli occhiali, per il fatto anche che aveva una bici scassata, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, quello è il primo approccio. E la cosa importante che si vede è che il bulletto si fa forza perché accanto a lui ci sono i suoi seguaci, i suoi scagnozzi, chiamiamoli così. Per cui la forza del bulletto non è perché che è solo, ma perché sa che accanto a lui ha le spalle coperte. Certo. Dall'altra parte invece abbiamo Metello, che invece subiva in maniera quasi, quasi passiva, però accanto a lui aveva delle persone che comunque gli volevano bene, in qualche modo prendevano le sue parti. E l'altra cosa interessante, se invece guardiamo dal punto di vista più interiore, è che il bulletto, anche se prevarica, diciamo in questo caso Metello, accanto a sé ha comunque delle persone che in effetti, lo spiega bene questo piccolo brano, non gli vogliono effettivamente bene come persona, ma gli vogliono bene soltanto perché lui è bello, è ricco, ha la limousine, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, invece, gli amici di Metello sono persone che gli vogliono veramente bene, gli stanno accanto non per quello che ha, perché alla fine Metello non ha nulla, cioè è povero, non è bello, non è ricco, eccetera, però gli vogliono bene per quello che è veramente, cioè gli vogliono bene come persona. Quindi il volere bene degli scagnozzi del bullo sono in un modo, il volere bene invece degli amici, diciamo, di Metello sono esattamente all'opposto. Quindi volevo creare queste due fazioni, una contro l'altra, tra virgolette. Bene, guarda, sull'argomento del bullismo ci sarebbe da parlare tanto. Io sono lavorato all'interno della scuola pubblica, scuola privata e anche all'interno di alcuni contesti dove si cerca di condividere del tempo con dei ragazzi che bene stiano in modo inclusivo e si facciano attività di condivisione e coinvolgimento, mettiamola così, perché detesto le etichette. Eccomi, e posso garantire che dal un mio punto di vista la connessione. Ok, ci sono, per un attimo caduta. Dal mio punto di vista sarebbe significativo anche iniziare a valutare seriamente l'educazione alle emozioni e ai sentimenti all'interno della scuola primaria come disciplina strutturale, strutturante, un po' come italiano, matematica, perché concedere degli spazi riconducibili ad attività di laboratorio e attività
che siano anche extrascolastiche, va bene, anche perché quello che si fa è sempre, diciamo, importante in questa direzione. Però dal mio punto di vista, nel mio sentire, ci vorrebbe qualcosa di più. Proprio ci vuole una, la vedrei bene come disciplina, anche perché favorisce la prevenzione a quello che poi sfocia essere di bullismo. Perché io ti educo alla gestione delle emozioni, ti educo anche a quello che è il discorso di essere più empatico, quindi a metterti nei panni del prossimo, ti educo a comprendere emozioni e sentimenti, e magari in questo modo si riesce nel tempo a prevenire quello che è il bullismo, anche perché si torna a dare più importanza alla condivisione sana del, nel tempo, per condividere valori, principi, e quindi sostanza e niente forma, e quindi poi magari c'è anche un percorso che proietta verso le amicizie vere e non quelle opportunistiche e solo di facciata. E mi fa piacere che nel vostro libro se ne parli e che sia destinato ai bambini, è meraviglioso. Sì. Andiamo avanti. Aggiungo solo su questo una cosa importante, che noi abbiamo già iniziato qua a Catania in alcune scuole a fare esattamente quello che dici tu, cioè prevenzione. Cioè noi parliamo un po' della mia esperienza in Africa, ad esempio, anche del libro, per cercare di educare i bambini ad avere gli stessi valori che io ho trovato nei bambini africani, ad esempio, cioè il condividere, lo stare insieme, il fare gruppo, il condividere il niente che hanno, essere sempre felici. Quindi cerchiamo di fare prevenzione in questo senso, cioè educare i ragazzi a non cercare di avere per sé, ma di condividere con gli altri, che è la nostra vera felicità, perché quando attiriamo sempre verso di noi, alla fine siamo eternamente infelici, perché vogliamo sempre più. Quando invece condividiamo con gli altri, siamo felici, perché per la gioia della condizione. Allora, Sara è stata una corsista mentre facevo il docente formatore, quindi insegnavo comunicazione, lei lo sa, io lo dico da principio all'inizio di ogni lezione, lo ripeto fino a quando ne avrò voce: comunicare significa condividere partendo dalle emozioni. Okay, poi bisogna essere educati a farlo e a conoscere le emozioni, okay? Perché chiaramente si possono condividere emozioni ed emozioni. Essere, diciamo, pronti ed educati a gestire questa condivisione, perché oggi più che altro, mi parte poi la tangente, oggi più che altro si compete. Competere e condividere sono dinamiche comportamentali e comunicative molto lontane. Condividere ha una finalità, competere, per quanto la sana competizione sia oggi incisiva nella società, spesso sfocia in altro, diciamo così. Fin quando è sana competizione, dal mio punto di vista e nel mio sentire, soprattutto anche in ambito professionale, io preferisco sempre collaborare e condividere. Comprendo che la società porti anche a competere, che forse si è un pochettino esagerato, dimenticandoci quanto sia bello condividere, dal mio punto di vista. Poi qui abbiamo anche Giuseppe Anastasi, che è un amico poeta, che in qualche modo ci dirà la sua. Lo sa, Giuseppe, devi intervenire, mi dispiace, devi condividere, qualcosa dovrai dire, caro mio. No, faceva così, dice di no. Va bene, continuiamo pure, c'è l'ultimo brano o l'ultima domanda? È l'ultimo brano. Okay. Vai, Chiara. Mi sentite? Sì. Ok. Lungo una duna di sabbia si ritrovarono davanti a una struttura che sembrava reggersi in piedi per pura magia. Una grande piramide costruita sottosopra, la punta conficcata nella sabbia e le fondamenta su in cielo. La cosa ancora più impressionante era che sembrava divisa in strati, che ruotavano in senso orario e antiorario, in maniera del tutto casuale, lasciando cadere a ogni momento una scia di sabbia. Questa mi sembra proprio Eddie Murphy. L'unico commento di Metello, troppo stupido per poter aggiungere altro. Chissà come fate a stare così in piedi. Vieni, cerchiamo un'entrata. Goldwings, di buona lena, sfrecciò verso Eddie Murphy. Chissà come fa... scusatemi. L'ho trovata, Metello, entriamo. Il ragazzo la vide sparire attraverso un muro. Aveva molta paura ad avvicinarsi perché sembrava che potesse cadere da un momento all'altro.
Facendosi coraggio, si avvicinò lentamente, trovò l'entrata e abbassandosi, passò attraverso. Non appena fu dentro, il terreno sotto i suoi piedi tremò e iniziò a girare. Il passaggio dietro di lui si chiuse di colpo. Ecco, adesso ho paura. Goldwings, dove sei? Sono qui, ho trovato delle scale. Penso che... Ah, un mostro, aiuto! Il grido di Goldwings gli fece accapponare la pelle. Metello corse più che poteva lungo il corridoio buio e entrò in una stanza, passando per una porta stretta e alta. Al centro, quella che Metello aveva scambiato per una statua, girò la testa verso di lui. Era un serpente gigante, dalle squame verde scuro e il ventre bronzeo. Aveva un torso umano con braccia grosse, ricoperto di bende, e sopra la sua testa di cobra stava un copricapo dorato e azzurro come quello dei faraoni. 10 occhi gialli e luminosi fissarono Metello, che si inchiodò sul posto dalla paura. La creatura sguainò due spade ricurve e arrugginite, puntandole verso di lui. Goldwings si dibatteva senza successo all'interno di una piccola gabbia dorata appesa alla lunga coda del mostro. Green Discus, è un serpente, devo sconfiggerlo con il bastone. Lascia stare, mostro, gridò a pieni polmoni, impugnando saldamente il bastone e correndo verso l'orribile creatura. Colpì più forte che poté, ma l'avversario, con un abile movimento di polso, sfilò via il bastone e lo fece volare in fondo alla stanza. Hai fegato, ragazzo, sibilò, ma per la mia sfida non serve la spada. Libera la mia amica, Grindiscus, lei non c'entra niente. Grindiscus fece un sibilio prolungato che sembrava più una risata. Niente, la tua amica è parte della sfida. Davvero? Chiese esasperata lei, cadendo per l'ennesima volta sul fondo della gabbietta, battuta continuamente a destra e a sinistra. In cosa consiste la sfida? Devi trovare la tua amica e uscire in tempo. Ogni istante che passa è di Marip, ruota e scende sotto la sabbia. Il ragazzo deglutì mentre un forte senso di claustrofobia iniziò a farsi sentire. Aspetto il tuo segnale. Sei pronto? Lo incalzò Green Disgust. Sono pronto. Allora buona fortuna, ragazzo. Agitò una spada, una fota di vento di provenienza ignota, sollevò la sabbia intorno a loro, coprendo del tutto la vista di Metello. E quando si diradò, Grindiscus e Goldwings erano spariti. Grazie mille, Chiara. Grazie. E adesso l'ultima domanda: la descrizione della piramide sottosopra, di cui abbiamo parlato anche prima, e dell'ambientazione surreale di Eddie Marip è estremamente suggestiva. Qual è stata appunto la fonte di ispirazione per creare un luogo così unico e misterioso, e come avete lavorato per rendere questa scena così vivida e coinvolgente per i lettori? Un pochettino mi sono lasciata ispirare sempre dal gioco di ruolo, come ho già detto, ma in particolare voglio citare una persona, un signore, questo si faceva chiamare in arte Primus. Questo signore ci ha fatto da master, ovvero lui era il nostro narratore che raccontava le storie che noi vivevamo col gioco di ruolo. Il modo che aveva lui di raccontare era capace di farti venire dei brividi lungo la schiena per qualcosa che tu non stavi vedendo, ma stavi solo immaginando. Quindi un po' cercando di ricordare quello che lui, come lui raccontava le cose, come questi passaggi che improvvisamente si chiudono lasciandoti impossibilitato dal tornare indietro, la claustrofobia delle stanze, creature che tu realizzi in quel momento non essere del tuo stesso livello. Ho cercato di incorporare tutta questa paura che io provavo, ma anche questo senso anche di euforia nel trovarmi davanti a queste sfide così, durante la scrittura. Infatti è una persona che parte del suo mondo che mi dà molta ispirazione. Poi per il resto anche ho preso un po' ispirazione da appunto film un po' alla Indiana Jones, dove c'è la fretta di scappare, anche se qui non ci sono massi che rotolano, c'è comunque tanta sabbia. E invece il mostro in sé viene da una creatura mitologica, anche qui compare spesso, si chiama, mi pare, lo Yuan-Ti. È una creatura metà serpentina, metà umanoide, anche qui l'ho incontrata in molti giochi o libri fantasy comunque. Bene,
Grazie. Ora ci sono domande da parte del pubblico? Allora, io adesso esorto il nostro caro spettatore che forse si è defilato, Giuseppe Anastasi forse si è defilato. Allora, qualcuno da parte chiaramente di chi ha seguito e vuole intervenire può tranquillamente scrivere la domanda anche nei commenti, nella chat privata, e poi la giro io. Giuseppe Anastasi vi saluta, vi ringrazio, è un attimo impegnato, battute a parte, un attimo impegnato, sono contento che abbia potuto partecipare, ma è davvero sempre impegnatissimo, anzi pensa ha finito adesso si può dire di lavorare, si è collegato appena possibile, per cui noi abbiamo in questo senso lo spazio per dedicare alle domande, ma mi sa che nessuno ha questo ardire. Fondamentalmente la gente sembra intimorita nel fare le domande, io vi riempirei di domande invece, però vi lascio anche la tregua. Quindi ricordatemi invece i prossimi appuntamenti che sono importanti. Quindi abbiamo detto che ci vedremo noi quando a ottobre, dove abbiamo detto Metropolitan. Sì, c'è questo festival delle parrocchie in cui ogni parrocchia rappresenta qualcosa. E noi in particolare abbiamo pensato di rappresentare Blue Sky col tema del col sottofondo del tema del pubblico. Ok, questo sarà, questo abbiamo detto, ottobre? 25 ottobre a Metropolitan. 25. A dove? Metropolitan a Catania, Teatro Metropolitan. Ok, quindi ci sarà anche il vostro momento fondamentalmente in cui presentare. Ok, questo è quanto. Poi altre occasioni dove possiamo in qualche modo, diciamo, incontrarvi o avere notizie della vostra diciamo carriera letteraria in questo momento, dove vi possiamo, ci sono dei progetti, ci sono degli eventi a Lettera Comics, ci sarete? Il 7 giugno, sì, tra il 6 e il 7, uno dei primi due giorni di Lettera Comics, può essere che avremo spazio con Universo Fantasy, si chiama, ci darà un piccolo spazio per parlare un po' del libro ed esporlo. Quindi anche lì ci troverete, poi troverete me a Lettera Comics perché appunto sto lì tra i giochi di ruolo. Quindi raccontaci tu cosa fai, ecco. Ale, sono curioso, cosa fai a Lettera Comics? Ci puoi dire qualcosa? Ah, siamo curiosi. Sì. No, allora faccio parte di un gruppo che si chiama il Fantasia Project, che è un gruppo che è nato appunto per portare i giochi di ruolo e non sta in Sicilia, quindi sta a Trapani, Palermo, Catania, e se non sbaglio ce n'è una pure a Messina, fanno qualche evento anche a Messina. Mi sono unita un annetto fa a questo gruppo e quindi mi hanno spiegato che noi a Lettera Comics ci danno la possibilità di portare alcuni giochi, quindi di solito mi metto, l'anno scorso l'ho fatto, avevo ad esempio un tavolinetto e potevo giocare con diversi ragazzi che si prenotavano. Era un'esperienza davvero molto bella. Poi mensilmente facciamo anche eventi in alcuni posti qui locali, che sono o fumetterie o ad esempio dei pub, dove facciamo che a ogni giocatore gli viene dato ad esempio la cena, con lo stesso biglietto prende la cena e la giocata. Questi sono eventi molto belli che raccolgono tante persone, anche perché è un misto tra teatro, gioco, perché ci sono alcuni minori che si travestono e quindi ci sono delle scene dove noi su dei palchetti recitiamo e a certe volte cantano anche, combattiamo tra i tavoli, certi personaggi passano tra i tavoli, interagiscono con i giocatori, è davvero molto suggestivo. Verrò probabilmente a trovare anche, mi sembra interessante tornare a volte bambino, una cosa, o ragazzino se vogliamo, perché noi lo sappiamo, quando diventiamo adulti cerchiamo un po' di allontanare quello che era il bambino che avevamo, invece cercare di dare sfogo e spazio e anche importanza ti rende anche sotto certi punti di vista più propensa a goderti la vita, perché con quello spirito fanciullesco la vivi meglio. E colgo l'occasione per fare una domanda. L'idea del perché sia chiaro è importante leggerlo magari in un contesto di scuola primaria, allora lo vedrei molto ben strutturato come lettura. Io sono maestro di scuola primaria, sono un supplente nelle graduatorie, quindi ci sono testi validi, io il vostro considero, diciamo, abbastanza valido, sarebbe una bella lettura da inserire in vari contesti. E da qui vorrei aggiungere, perché invece lo dovrebbero leggere gli adulti? Vero. Questo è importante. Allora, gli adulti che l'hanno letto, a parte, diciamo, la storia fantastica, eccetera,
l'hanno trovato molto interessante, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della genitorialità, cioè come gestire un bambino che sta per diventare ragazzo fondamentalmente, no? Cioè l'età che dalla fanciullezza passi invece a qualcosa di più elevato. Diciamo diventa l'adolescenza. Sì. Perché il problema fondamentalmente è quello che se opprimi troppo un ragazzo, gli metti troppe regole, questo ragazzo se ne scappa. Se lo lasci troppo libero, potrebbe anche sbagliare. Invece quello che viene fatto nel libro è questo: tu hai un problema, noi ci saremo sempre con te, ma il problema cerca di affrontarlo da solo. Cioè noi ti faremo sempre da paracadute, staremo sempre vicino a te, qualsiasi cosa succeda puoi contare su di noi, ma sei tu a dover affrontare quella cosa e quindi crescere. Quindi questo tema della genitorialità è stato sottolineato da diverse persone. Dice effettivamente quello è l'esempio, il modello dei genitori ideali. Infatti i genitori di Metello, da un certo punto di vista, rappresentano questi genitori ideali, che lasciano che sia il bambino stesso che si sbrighi quella situazione, senza che i genitori vengano coinvolti. Invece noi, a scuola, vuol dire sicuramente che i genitori spesso si intromettono quando ci sono dei problemi a livello scolastico. Invece questi sono dei genitori che lasciano da soli il bambino andare avanti e semplicemente si stanno là attorno a lui. E qua tu mi prendi in castagna, come se mi prendi in, perché giustamente io, allora, genitore no, insegnante sì, è complicato. Perché la realtà in cui si concreta la didattica o la pedagogia è lontana da un funzionamento oggettivo riconoscibile in modo ampio, cioè qual è il modello che funziona. E allora ce lo deve dire la pedagogia ce lo dice, la psicologia ce lo suggerisce, la didattica pure, e com'è che ci ritroviamo allora in questa situazione? Cioè la conoscenza c'è, si sa come funziona la didattica, la pedagogia, l'educazione e anche come approcciarsi a tutto ciò. E perché di conseguenza c'è un insuccesso diffuso? Perché questo va detto, Ok? Perché i dati OCSE del 2021-2022 parlano che c'è una media alta di analfabeti funzionali. L'analfabetismo funzionale in Italia sta prendendo una piega sempre più ampia, e vai a capire le ragioni. Allora, quando poi vai a studiare le ragioni, ti rendi conto che qualcosa proprio nel meccanismo di cui tu parli si è rotto, perché i genitori in qualche modo avrebbero, secondo me, bisogno anche dell'opportunità di mettere in pratica un modello funzionante, perché io conosco tanti bravissimi genitori che fanno un lavoro eccellente, ma fanno i tripli, i quadrupli salti mortali, perché poi c'è la vita da gestire, ed è complicato. Per cui è vero che c'è un vuoto di applicazione, mettiamola così, ma dall'altro lato c'è un problema che chi anche conosce e vuole applicare dei modelli virtuosi ha delle difficoltà obiettive, perché la società è in contrapposizione all'applicazione di un modello funzionale. Bella storia. Quindi vabbè, qua mi hai beccato proprio dove io ci ho parecchio studiato, anche perché sono pure tecnico del comportamento e so, e ti ripeto, ci sono situazioni molto belle, molto rose, ma effettivamente si fa fatica, perché è complicato riuscire ad armonizzare il tempo, gli impegni, il lavoro. Poi quando ci sono anche dei ragazzi che hanno delle difficoltà obiettive,
Quindi quella struttura del genitore come tutore, come guida, come indirizzo, che ti insegna a canalizzare il tuo percorso all'interno di un apprendimento che ti porta a soddisfare i tuoi bisogni da te, in modo che tu sia autonomo e indipendente, questa conoscenza c'è. E anche quando c'è la volontà di applicarla, va detto che ci sono delle difficoltà strutturali che si contrappongono. Questo è un dato di fatto. Lì si fa quello che si può, perché voi scrivete, spiegate, io cerco di condividere quando me lo chiedono, insomma ci si difende meglio che si può, diciamo così, in qualche modo si prova. Un tempo era diverso, c'era più condivisione, c'erano dei momenti di maggiore condivisione. Io, ad esempio, io sono cresciuto si può dire dentro una chiesa, perché fondamentalmente, e anche Sara lo sa, perché durante le lezioni partivano le campane, dicevo dentro una chiesa quasi quasi, perché ce l'ho fondamentalmente di fronte casa. Però la chiesa, nella sua accezione, quella antica, oltre all'aspetto religioso, era anche un luogo di ritrovo, come lo erano le palestre, come lo erano i parco giochi, come lo era la domenica in famiglia, come lo era la casa col giardino dello zio. C'erano dei momenti in cui ci si ritrovava per condividere. Ecco, questo modo qui creava un'interazione sociale dove dovevi imparare a vivere. E se il caso eri anche sganciato dal genitore, perché eri con i tuoi coetanei e anche con i ragazzi più grandi. L'interazione sociale nello sviluppo delle tappe pedagogiche oggi ha subito delle modifiche strutturali nella società, perché viviamo in un modo diverso. E questo la dice lunga su come stiano andando un po' le cose. Poi ognuno, io vedo che Gio è, lo so Gio, è complicata, la vita è variopinta. Allora, Piero scrive: l'insuccesso è dato da una sconfitta dalla società non attenta ai gridi di allarme che i ragazzi spesso lanciano e non vengono ascoltati. Piero, come me, è laureato in scienze della comunicazione e anche scienze della formazione, ed è un giornalista particolare. Ripeto, le sue domande, le sue osservazioni sono chirurgiche. Ve la condivido, e se volete commentare, fate tranquillamente. Ecco, questa è la sua osservazione. La vedete anche voi la scritta? Sì. Volete commentarla, prego. Allora, sì, un pochettino vedo anche un senso di sfiducia io nella società. Spesso molti miei coetanei mi dicono di essere tanto sfiduciati. Inizialmente, infatti, non capivo come mai anche mi venivano a dire, ma molti, ad esempio, se ne vanno addirittura dall'Italia nella speranza di trovare qualcosa di meglio fuori. Ma è così, c'è proprio una sfiducia, anche una diffidenza in generale verso l'altro, proprio una chiusura molto, molto grande. E secondo me, ecco, è una cosa alla quale penso molto spesso, che molte persone giovani, anche come me o più giovani, sono totalmente spaesati in quest'ultimo periodo, non sanno spesso cosa fare. E poi certe volte sembra più che altro che sono anche arretrati, nonostante hanno di più, sembra come se in realtà avessero di meno. Io ad esempio vedo, ovviamente c'è un gap tra le varie generazioni ed è normale, però certe volte queste persone che nascono con tante cose, la tecnologia, paradossalmente è come se avessero, come se mancassero di qualcosa, nonostante ce l'hanno sempre a portata di mano. Ad esempio la capacità anche di saper scrivere messaggi, le cose, è interessante. Proprio qualcuno ad esempio mi raccontava tra amici, dice, ragazzi che addirittura il telefono lo sanno usare, e molti mi dicono che il problema della società di oggi è il telefono, non sanno esprimersi neanche tramite il telefono correttamente. Vero. Allora, mi prendete in pieno, io inizio a parlare ora, finisco tra qualche decennio, perché io mi occupo anche di quello, mi occupo di comunicazione empatica, della comunicazione in relazione ai nativi digitali e alla comunicazione di oggi. Finiamo tra 10 anni di parlare. Fondamentalmente la psicologia dello sviluppo, dell'età dello sviluppo, spiega questo fenomeno. E c'è una differenza generazionale, perché le tappe
mappe evolutive, cognitive, relazionali della socializzazione che gli antecedenti, le generazioni antecedenti a quello che viene considerato essere nativi digitali, hanno comunque avuto maggiori opportunità di raggiungere degli step di socializzazione. Va bene, mettiamola così. Dai nativi digitali in poi bisogna avere un approccio diverso. Avere un approccio nei confronti digitali circa lo sviluppo della socializzazione che abbia lo stesso metro di misura di chi invece è nato in periodi dove c'era l'assenza di internet, l'assenza di questa tecnologia dei cellulari, è un approccio che deve essere evitato perché si fanno considerazioni che portano a uno scontro, per uno scontro nella questione. Ed è riduttivo farlo, perché se fai i paragoni, a che servono i paragoni? Si fanno delle analisi. Fondamentalmente c'è da dire che la natura dell'essere umano è una natura che tiene conto della socializzazione. Questo è il nodo cruciale, perché l'essere umano ha ma come i cani da cuccioli, perché dico, sono mammiferi anche loro, no? Si dice teniamoli 60 giorni in base alla razza, alle cose, l'esperto dei cani è mio fratello, io no. Quindi i cani stanno con la mamma per dei motivi di socializzazione e poi devono imparare a conoscere gradualmente il mondo. Sono mammiferi, anche loro apprendono per apprendimento per errori, anche noi, certo con un sistema più complesso ed evoluto, ma anche noi. E la socializzazione in quel periodo dell'età è significativa. E se io invece di condividere attraverso interazione in presenza, e impara a condividere digitalmente, sarò più propenso a condividere digitalmente se sono una persona che sposa quella direzione, come un po' una volta era ai miei tempi, potevo essere un po' più timido, un po' più aperto, magari c'era quello nel gruppo che era più estroverso, partecipava più allegramente all'interazione, magari c'era quello un pochettino più timidino, più chiuso. E queste dinamiche un po' si rivelano anche, si traslano anche in quello che è la realtà digitale, no? C'è quello un pochettino più chiuso, quello un pochettino più chiuso. Ma fondamentalmente l'interazione in presenza era un nodo cruciale per quello che era lo sviluppo delle tappe evolutive del bambino. Si vedrà, chi sono io per dire la mia? Nessuno, quindi si vedrà come insomma le questioni evolveranno. Io mi ritengo felice di essere nato in un periodo dove ho potuto condividere con le emozioni e con la presenza con gli amici e le persone in carne e ossa. È stato un bel periodo, di questo diciamo sicuramente se ne tornerà a parlare, perché nonostante ci sia uno sforzo a livello scolastico sembra essere insufficiente, se ne tornerà spesso a parlare perché è una questione significativa. Che voi l'abbiate in qualche modo inserito anche sotto il punto di vista pedagogico nel libro è una bella ciliegina, quindi è utile sia per i bimbi sia dal punto di vista genitoriale, è molto interessante. Va bene, io mi taccio perché su questi argomenti potrei parlare per decenni. È vero. Sara ne sa qualcosa. Va bene, io vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato, vi saluto affettuosamente e lascio la parola a Sara. Grazie mille per questo. Sono stata molto contenta di fare questa intervista, anche se sono andata un po' nel panico. Grazie mille. Ciao, grazie per l'opportunità. Ciao. Grazie a voi. Buona serata. Ciao. Così, perché è chiaro che ognuno la propria vita ha sempre diciamo degli obiettivi da raggiungere collocati nello spazio-tempo e si danno delle priorità che ovviamente bisogna in qualche modo sempre interpretare e rispettare, ci mancherebbe altro.